Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuovo video e sono a casa di mia mamma, come potete vedere, location diversa, e sono nella mia vecchia cameretta di quando abitavo con loro. Oggi vi voglio registrare il video su come trattare il marmo e renderlo lucido a specchio. Ho già passato l'aspirapolvere, ho già lavato il pavimento e adesso passiamo subito a spargere la cera. Con uno straccio in microfibra come questo qui, vi consiglio la microfibra perché si strizza benissimo e trattiene pochissima acqua e stende la cera in maniera molto veloce e facile. La mia cera preferita è questa qui, Emulsio. Prossimo step, passare la lucidatrice. Io ho questa vecchia lucidatrice di mia mamma, questa qui, della marca Fonola, con queste spazzole. Queste sono le spazzole con setole più dure che servono a spalmare la cera in maniera omogenea. Pensate che su questa lucidatrice io da piccolo ero già fissato, l'accendevo e mi ci mettevo per tutta casa a fare lo skateboard. Poi vado ad applicare queste spazzole con le setole più morbide ed è uno step che molte persone saltano. Io preferisco farlo perché credo che la cera venga spalmata meglio e il risultato sia migliore. Infine passo i feltri, che sono praticamente delle spazzole di feltro che vanno a dare una lucidatura a specchio e il pavimento rimarrà brillante. Ragazzi, se non avete la lucidatrice, potete utilizzare tranquillamente un panno di lana di una fibra morbida, quindi lana, ciniglia, anche microfibra. Per chi non vuole spendere una cifra esorbitante per una lucidatrice, vi consiglio di andare a vedere nei mercatini dell'usato perché spesso e volentieri le ho trovate anche a 15, 10, 20 euro, 30, 35. Quindi, insomma,
con una piccola spesa, vi portate a casa un elettrodomestico, magari usato in buone condizioni, che fa sempre comodo, soprattutto per chi ha il marmo. Fatemi sapere come trattate voi i vostri pavimenti di marmo. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Forse si vede bene da qui, forse da qui. Ecco, così, sì. Saluta! Saluta! Vabbè, no, lì esci perché poi rientri dopo, eh. Esci? Niente, non voglio uscire. Esci? Lilli! Saluta, saluta tutti! Buttati per terra!